Siamo in compagnia di una docente dell'università, quindi la parte della cultura di questa città. Cosa significa per lei la presenza qua? Significa aprirci alla libertà di esprimersi in tutte le maniere possibili, in pace e in armonia. Questa città vive una vera emergenza omofobia rispetto alle altre? Io non credo, perché nel tessuto culturale di Napoli c'è l'apertura, è una città di mare, al porto, è abituata alla diversità. Oggi però la parte politica istituzionale, tranne il sindaco che raggiungerà gli altri in piazza del plebiscito, manca. Perché secondo lei? Perché c'è sempre paura di prendere posizioni. Si aspettava tanta apertura per questo corteo, essendo la prima volta? No, non me l'aspettavo, è bellissimo proprio per questo, ed è bellissimo vedere tante persone diverse che dimostrano che esistono tanti generi. Abbiamo incontrato una parte dei ragazzi del Meetup Napoli e del Movimento Campania in questione. Lei è stata una candidata, quindi che cosa sono per lei, per il Movimento tutto, la questione dei diritti? Significa dei diritti? È la libertà, è il rispetto, è la convivenza civile e pacifica.